Max Weber ci presenta già al suo tempo una situazione nella quale il Parlamento non decide le politiche, ma le politiche sono decise al di fuori dal Parlamento dell'elite. Il Parlamento è solo un'arena dalla quale emerge il leader. Dunque, oggi, dico Fusaro, che cos'è il Parlamento? E storpiando una bellissima frase di Weber, è notte, ma verrà il mattino? Il Parlamento oggi di fatto non fa altro che amministrare l'esistente. Il Parlamento non fa altro che dare luogo a quella che secondo me è una delle grandi cifre del nostro tempo, e cioè quella che mi piace chiamare così il pluralismo tanto elogiato. Si pensi al ragionevole pluralismo di John Rawls, il pluralismo in cui al plurale si dice sempre solo la stessa cosa. Viviamo oggi nello scenario in cui il messaggio del pensiero unico neoliberale, il pensiero unico che predica l'esistenza di questa società come destino intrascendibile, e lo dice spesso in forma teologica, non avrai altra società all'infuori di questa, ebbene questo dogma del pensiero unico viene frazionato in una molteplicità di messaggi e di punti di vista, in modo che il pensiero unico in quanto tale appaia invisibile e sembri anche pluralistico. Ora, il Parlamento è una magnifica espressione, tragica ovviamente, di questa finta pluralità, in cui tutto si discute perché nulla cambi, in cui la molteplicità dei punti di vista in realtà non è altro che un modo fintamente plurale di riflettersi del messaggio unico del pensiero dominante. Destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra, non fanno altro che esporre una grande tautologia organizzata, sempre potremmo dire fintamente nascosta tramite il moltiplicarsi del messaggio. Oggi bisogna fare molta attenzione a questo aspetto, cioè il fatto che il parlamentarismo convive poi in realtà con un totalitarismo di fatto che è quello dell'odierno fanatismo dell'economia. È un totalitarismo, io non amo la categoria di totalitarismo e in altra sede ho spiegato anche perché. Se tuttavia vogliamo ostinarci a usarla, facendo una concessione al politicamente corretto, ebbene, sia chiaro, e già lo sapeva Adorno, che la società perfettamente totalitaria è quella di cui siamo abitatori, la società della mercificazione totale. Ed è totalitaria non solo perché controlla i nostri gesti e i nostri pensieri, è la società in cui appare libero ciò che in realtà è necessitato sistematicamente. Banalmente il fatto che tutti noi abbiamo un cellulare in tasca, e che pensiamo di essere liberi nel compiere questo gesto è la prova che siamo in una società totalitaria, laddove nell'Unione Sovietica o nella Germania nazista vi sarebbe sempre stato il dissidente che si rifiutava di mettere il cellulare in tasca e che pagava con la vita la propria, dissidenza. Oggi invece mancano i dissidenti, come già dicevo. Ma poi è una società totalitaria anche per un altro motivo, per il fatto che, con buona pace del virtuoso coro della sinistra che continua a ripetere che il capitalismo è una cosa di destra, in realtà il capitalismo oggi è totalitario perché investe totalmente destra, sinistra e centro. Più precisamente, come ripeto spesso nei miei testi, il capitalismo oggi è totalitario perché si riproduce a destra nell'economia, le ondate di liberalizzazione, di privatizzazione, le nuove enclosures che vanno a privatizzare i beni comuni e così via. Al centro si riproduce nella politica, dove domina una dittatura di centro che fa sì che proliferino i partiti di centrodestra e di centrosinistra perfettamente interscambiabili, e culturalmente poi il capitalismo si riproduce dal 68 ad oggi a sinistra, dove appunto l'ideologia di sinistra della liberalizzazione dei costumi, del relativismo, appunto dell'assenza di valori e più precisamente di contestazione antiborghese, è il luogo in cui trionfa e si impone un capitalismo che è esso stesso antiborghese, perché deve rimuovere esattamente la cultura del limite dell'etica borghese. Questo è lo scenario tetro in cui siamo. Il deserto in cui siamo, la dürftige Zeit, come diceva Weber, l'epoca della povertà, della miseria. Ma non voglio chiudere con un messaggio di disperazione. Anzi, io mi considero con Ernst Bloch un pensatore della speranza, dell'ontologia del non ancora. Io penso che la situazione oggi è disperata, ma al tempo stesso è
l'idea che non vi sia più nulla da fare è un'ideologia prodotta dal nostro tempo. La situazione oggi è tragica ma non definitiva, è oscena ma riscattabile, a patto che noi ci adoperiamo per farlo. Qui sta l'importanza, che mi limito ad accennare soltanto, di un recupero della filosofia della praxis, nel senso di Gramsci, una filosofia che defatalizzi l'esistente cessando di pensarlo come un monolite, come un solido cristallo, diremmo con Marx, come qualcosa che sta e che fieri nequit, come diceva Gentile, che non può divenire, che non si trasforma. Bisogna abbandonare questa visione e tornare a pensare la realtà come esito mai definitivo della prassi umana. Questo è il punto fondamentale, questo è anche quello che ho provato a fare recentemente nel mio studio su Fichte, Marx e Gentile, idealismo e prassi, un tentativo di riattivazione della categoria della possibilità. Soltanto se il mondo torna a essere pensato come trasformabile, allora lo si potrà trasformare. Laddove invece, qualora si continui a pensarlo come intrasformabile, ecco allora che in una sorta di perversa profezia che si autoadempie, il mondo diventa effettivamente intrasformabile. Potremmo dire, e qui chiudo con un passaggio bellissimo della dialettica negativa di Adorno, che se tutto ciò che c'è si lascia pensare come trasformabile, allora tutto ciò che c'è non è tutto. Pendulum I swing from which I come.